Buongiorno signore e signore, sono Iva, la vostra guida di Praga. Vivo in questa bellissima città, città storica, città d'arte, città millenarie, piena di monumenti storici. Anzi, adesso mi farebbe piacere accompagnarvi per questo bellissimo palazzo. Si tratta di un gioiello unico nell'Europa centrale in stile Liberty, che venne costruito nei primi del 1912 dal comune di Praga per il popolo ceco, come una specie, si potrebbe dire, della casa di cultura. Tanto è vero che questo palazzo enorme ospita tantissime sale, per esempio la sala da concerti più grande della Repubblica Ceca, bellissimi caffè come questo Caffè Nuovo, notate veramente i dettagli architettonici, tutto quanto originale, autentico. Poi c'è nei sotterranei, secondo me, una delle birrerie più belle d'Europa centrale, decorata con delle maioliche uniche in stile Liberty. E poi ci sono tante altre sale. Notate i mosaici sopra, le bellissime vetrate, i motivi floreali, motivi naturali. Però non è solo questo la Praga, anzi vi aspetto perché mi farebbe piacere accompagnarvi, per esempio, nella città ebraica, che è la più antica dell'Europa centrale, misteriosa. Vorrei raccontarvi la leggenda del Golem, questo essere artificiale che venne creato dal rabbino Lev nel 500 e così via. Quindi, anzi, volevo dire due parole di me. Ho studiato a Siena, all'Università per gli Stranieri. Amo Italia e amo il popolo italiano e vi aspetto a Praga. Venite che vi aspetto. Arrivederci, a presto.